show. Signori, il signor Giovatta Tabò. Rodisian anche, per cortesia. Non ci sono, quelli sono di ieri, probabilmente se ne sono andati. È arrivato? Bene, ci siamo tutti? Sì, mettiamo un nastro per tenere la fede. Allora, il vincitore del primo raggruppamento è il pastore australiano. Qui voglio gli applausi per tutti. Prego, il bulldog inglese. Ed è il vincitore del secondo, il terzo l'ha vinto l'American Staffordshire. Voi non l'avete visto oggi, c'era ieri, è il vincitore dei bassotti, Caninca da pelo duro. Il Samoiedo. È arrivato anche il nostro Engler con il Rhodesian Ridgeback. Il Bracco italiano che avete visto poco fa. Il Cocker americano. Anche questo l'avete visto poco fa. Un minuto fa ha vinto il maltese per le razze da compagnia. Questo non l'avete visto perché c'era ieri ed è l'ultimo del piccolo levriere italiano. Ecco signori, questi sono i migliori soggetti di tutta questa esposizione. Sarà il presidente del gruppo cinofilo di Cremona, a cui va veramente un grande applauso per aver sempre così ben organizzato questa esposizione, ed è il signor Abele Barbati. Splendidi, splendidi soggetti, i 10 migliori cani di Cremona 2013. E facciamo muovere il vincitore del primo raggruppamento. Ieri ha vinto il pastore australiano. Piazza il cane, la signora con il suo bulldog inglese che avete visto poc'anzi. Il miglior terrier è stato l'American Staffordshire. Vi ricordo che questo è bello, la finale è sempre entusiasmante, si può vedere su www.animalnews.tv.
No, qui li applaudiamo tutti, però, che vi piaccia o non vi piaccia, ma sono 10 soggetti meravigliosi, per cui... Ma pensate al lavoro per tirar fuori un cane così, E sul tavolino abbiamo il vincitore dei bassotti, che erano ieri, ed è il più piccolo, è il Kaninchen a pelo duro. Grazie anche al bassotto. Il vincitore del quinto raggruppamento è stato il bianco Samoiedo. Eccolo. Il sesto raggruppamento è stato vinto dal Rhodesian Ridgeback. Poco fa l'abbiamo visto, il vincitore del settimo raggruppamento, il Bracco Italiano. L'ottavo raggruppamento è stato vinto, l'avete visto poco fa, dal Cocker americano. Attento. Il nono raggruppamento, le razze da compagnia, l'avete visto 5 minuti fa, il maltese.
Decimo e ultimo raggruppamento, non l'avete visto oggi, era stato giudicato ieri, e il vincitore è il piccolo levriero italiano. Abbiamo tutti e 10 soggetti di tutti e 10 raggruppamenti, il giudice li ha potuti ben vedere e valutare, tra qualche minuto sapremo chi sono i 3 migliori soggetti assoluti. Un giro per tutti, i nostri applausi, mi raccomando. Ale, pastore australiano, bulldog inglese, American Staffordshire, bassotto Caninchen, Samoyedo, Rhodesian Ridgeback, bracco italiano, cocker americano, maltese, piccolo levriero italiano. Rimettetevi un po' come eravate, grazie. Il giudice saluta tutti. Certamente, vi ripeto, c'è un grande lavoro per tirar fuori dei bei cani, credetemi. E intanto che il giudice ringrazia, io ringrazio tutti voi, vi do un grandissimo abbraccio, un buonissimo Natale, un miglior anno nuovo e soprattutto un arrivederci al prossimo anno a Cremona, chiaramente. Grazie mille al signor Tabò. Terzo posto al cocker americano. Riserva di Best in Show al pastore australiano. La musica ci aiuta. Miglior soggetto assoluto, Cremona 2013, al maltese. Grazie a tutti, signore, grazie, arrivederci l'anno prossimo.